Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Biotech funziona veramente come una seconda pelle e per avvolgere frutta, verdura e per esempio qui ho messo dentro mezza limone, che spessissimo questo noi lo buttiamo dentro il frigo, poi sta lì e dopo 3 giorni lo butti, no? Invece in un biotech lo fai così, la chiudi, fai così e sta fresco molto più a lungo, veramente sta proprio fresco perché fa come seconda pelle. Lo puoi anche usare come coperchio, lo metti intorno alla ciotola e così con il calore delle mani così la chiudi e l'insalata resta fresca molto più a lungo. Biopack è il nome che noi abbiamo dato alla creazione, al prodotto che noi facciamo in questo laboratorio. Biopack è un involucro, un packaging naturale ed ecologico che si prende cura del cibo e anche dell'ambiente. Noi usiamo il cotone biologico che noi impregniamo con cera d'api, olio di nocciola e resina di pino. Così il cotone lo assorbe ovviamente e diventa impermeabile e va a funzionare praticamente come una pellicola. Può essere utilizzato a temperatura ambiente, può essere messo in frigo con gli alimenti, qualcuno lo sta utilizzando anche nel freezer, con il vantaggio che questo è riutilizzabile, per cui nel momento in cui hai finito di usarlo, lo sciacqui sotto l'acqua, se necessario, ed è subito pronto per essere usato di nuovo. Il fatto che Biopack sostituisce la pellicola di plastica è ovviamente molto molto importante. La nostra riflessione era come possiamo fare a trovare delle alternative e come possiamo essere anche noi in qualche modo nel nostro piccolo a trovare delle risposte per stare in questo cambiamento. L'idea di questo progetto nasce un po' dai viaggi che abbiamo fatto nel mondo, viaggi che ci hanno portato a scoprire che nel resto del mondo esisteva già un packaging naturale molto simile a quello che noi stiamo facendo. Quindi abbiamo sperimentato, prima a casa, nella nostra cucina, poi abbiamo trovato una ricetta molto buona, quindi siamo proprio nati con il nostro sito e quello l'abbiamo lanciato all'inizio di dicembre 2018. C'è molta curiosità intorno a quello che noi facciamo, le persone hanno voglia di venire a conoscerci, a farsi raccontare un po' la nostra storia. L'attività sta andando molto bene e stiamo crescendo veramente molto bene. Abbiamo sempre più richieste da negozi, da gruppi d'acquisto, da privati. Noi abbiamo scelto e ci teniamo a dire che utilizziamo il biologico non soltanto per l'ingrediente cera, ma in particolare la cera è biologica e quando riusciamo a trovarla anche biodinamica. Abbiamo cominciato a conoscere delle realtà molto piccole del nostro territorio per costruire delle relazioni che nel tempo stanno diventando sempre più significative. Uno dei nostri obiettivi e un po' anche dei nostri valori è quello di favorire chi come noi sta crescendo e sta cercando di lavorare in un certo modo. Anche da parte di chi sta collaborando con noi c'è stata una bellissima risposta, anche loro hanno voluto testare, scoprire, vedere, conoscere meglio quello che andavamo a fare con la loro cera. Un altro elemento molto importante per noi è la dimensione educativa e pedagogica, attraverso delle collaborazioni che stiamo attivando con dei musei, dei bioparchi, delle realtà che fanno didattica e educazione. Un altro elemento che a noi sta a cuore è la dimensione sociale. Abbiamo incominciato un rapporto
rapporto di collaborazione con un'agenzia formativa della provincia di Torino. Siamo sede di stage per dei lavoratori svantaggiati. Con l'idea che alcuni di questi stage si trasformino poi in tirocini e in rapporti di lavoro. Quando Biopac viene rifinito, ci sono sempre dei ritagli, dei piccoli scarti che si creano. Si facevano le fiaccole con la cera, con la resina, e allora perché non appallottolarli e in qualche modo metterli a disposizione dei nostri clienti o di chi li vuole utilizzare, perché sono degli ottimi accendi fuoco naturali. Poi facciamo anche i cordini con i ritagli, quindi usiamo anche i biofac che facciamo dai cordini per legare le buste, però sono fantastici anche a casa. L'Italia che cambia è un'Italia che sta dentro dei valori, che sono i valori della cultura che ci trasmettono i nostri anziani. Non devi dimenticare le sue buone tradizioni che qui in Italia comunque ci sono. Ed è, soprattutto quando parliamo del cibo, di mangiare insieme, di cucinare. Che sono dei valori che ci aiutano, senza dimenticare il passato, a vivere bene il nostro presente e con uno sguardo verso il futuro.